Saluti, bentrovati. Siamo ancora allo Square quando la cultura scende in piazza per un evento diviso in, o meglio organizzato in tre parti, con la presentazione di due libri, Giulio Diurni, un bandito per bene, e Anna Sallusto, Tre fili di perle. Uno è un giro di boa perché lo abbiamo già conosciuto a Sorrento, l'altra è una nuova entrata. E poi c'è il pittore Bentivini. Buonasera, bentrovati. Dottor Carlo, qual è la sorpresa di questa sera? Ormai i nostri incontri sono abituati e sono un po' all'insegna della maraviglia e della sorpresa. Stasera che cosa ci avete riservato? Vedo un mucchio di ospiti, una sala piena. Grazie Lucio, un momento di grande emozione, un incontro che definirei un po' la seconda stagione, perché presentiamo tre artisti che non sono giovanissimi, hanno tutti superato i 40 anni e hanno scoperto nell'età matura di avere un talento da regalare agli altri, quindi anche un messaggio positivo di dire la vita può cominciare in qualunque momento. Ha scritto Marina Ripa di Meana, negli anni 80 pubblicò i miei primi 40 anni, adesso ha detto invecchierò ma con calma. Ecco, il messaggio di stasera è un po' questo: abbiamo tutto il tempo di invecchiare, adesso ci vogliamo divertire, vogliamo vivere la nostra seconda stagione nella piena consapevolezza che abbiamo ancora molte cose da raccontare. Ho piacere di questo accostamento con la frutta, perché la frutta matura è sempre più succosa, è sempre più dolce, è sempre più gastronomica. Alla mia destra la grande Anna Sallustro, una counselor, cioè una persona che ci insegna a valorizzare meglio la nostra vita. Anna la conosciamo, l'abbiamo incontrata qua a Sorrento proprio nella sala del Consiglio Comunale, esattamente alla vigilia o l'antivigilia dell'Immacolata, quindi è un punto fermo. Possiamo parlare? Sono appena reduce da Napoli per la di un giro di boa per te. Non voglio parlare del libro, voglio parlare delle presentazioni, del tuo essere nel pubblico, dalla libreria Feltrinelli a tutti gli altri incontri salernitani che hai avuto. Sì, diciamo che ho fatto qualcosina, sono stata alla Loffredo a Napoli, martedì andrò alla Canale 9 per presentare il libro in questa televisione privata e poi adesso sono qui, presto sarò a Castellammare al Montil e poi spero di uscire fuori dalla penisola. Li vogliamo mettere tutti fuori questi tre fili di perle? Quindi è un giro di boa, possiamo dire, in pole position? Sì, sicuramente sì. Lo dico con l'entusiasmo di chi ha vissuto insieme a te questa introduzione e le tue piccole emozioni, le tue vicissitudini, come dobbiamo fare, che cosa si incontra. Il libro possiamo dire che ha avuto un successo enorme. Abbastanza, spero che sia un messaggio positivo per tante persone, questo è quello che poi veramente mi interessa, che sia positivo per tanti. Sicuramente, anche e soprattutto è un seminario che avrà i suoi risvolti. Carlo, gli altri ospiti chi sono? La serata stasera ce la proponi come un tris, sai, in gastronomia sta vincendo sempre più questo aspetto. L'altro ospite è un altro scrittore, uno scrittore che non viene dal mondo della letteratura, Leo Marinai, un uomo che viene dal lavoro, ma proprio dalla sua grande esperienza di vita nasce questo suo primo romanzo, Un bandito per bene. Sembra un ossimoro perché un bandito non può essere per bene, ma lui vuole trattare il tema della malavita, della camorra, in un modo originale mai banale. Chi leggerà il libro capirà che cosa voglio dire. Possiamo parlare di una camorra vista dal mare o di una camorra vista da un comandante, ma nella vita di mare avete mai subito angherie di tipo camorristico? No, in genere il mio bel mestiere di marinaio nel Golfo di Napoli mi porta ad incontrare tanta gente bella, squisita, fare delle belle esperienze che fanno sì che qualcosa poi si riesce a mettere su carta. Questo mio libro, Il mio bandito per bene, è una storia, diciamo, di un giovane che dei nostri luoghi che poi si perde per strada. Ho letto qualcosa in merito, sì, è un coinvolgimento, è un trovarsi dentro senza potersene uscire. Tu affronti dal lato umano, molto molto psicologico, molto profondo, però io vedo sempre un Moby Dick e la sua balena bianca. Il tuo essere marinaro come ci ha portato in questa ottica? Non saprei spiegarvi, diciamo così, con due parole. Hai ragione, dobbiamo leggere il libro, però vogliamo sentire dalla vostra voce, poi dopo sentiremo quella di Marianna quando ci leggerà sicuramente qualche pagina. Sì. Va bene, qualche brano che leggerà sicuramente la nostra amica Marianna. Colpiremo a pieno, diciamo. Voi gli avete ben indicato quali sono le pagine più toccanti?
le hanno scelte loro, le ha scelte il lettore. In quanto tempo lo avete scritto? Beh, il tempo per chi come me è ancora una forza attiva, cioè lavora, il tempo è l'ultima cosa che si pensa, perché è sempre tanto poco che posso dedicare alla scrittura, perché ci abbiamo tante altre cose da pensare, purtroppo. Carlo, ma questi due libri quasi diametralmente opposti, come facciamo a metterli insieme? Attraverso l'altra artista? Sì, probabilmente la pittura è un altro medium di espressione che ci aiuterà anche a entrare meglio nell'ambito delle parole. Infatti questo incontro si chiama Colore e Parole, vogliamo mischiare queste diverse espressioni che poi sono la stessa cosa, arrivare a Dio come fa sempre l'arte, no? Arrivare a qualcosa che trascende da noi. E vi voglio presentare Barbara Bencivenga, una donna di grandissimo temperamento, una pittrice che dipinge delle cose eccezionali che saranno qui allo Square in mostra per 15 giorni, quindi invito anche chi non è potuto venire stasera a venire ad apprezzare questo percorso artistico, che sarà un percorso anche dentro la propria coscienza, la propria anima. Barbara, in un mondo in cui vince la maraviglia e vince il rosso, il colpire, tu ti presenti con delle poesie, scendi in piazza, in una piazza molto giovane, di questi tatuati e di questi, insomma, pronti ad accogliere qualsiasi stupore, alla ricerca di tante emozioni. Le tue poesie come si inseriscono in questo contesto? Si inseriscono perché sono emozioni, semplicemente emozioni. È un racconto autobiografico quello nei vostri quadri? Non è un racconto autobiografico, è semplicemente tutto ciò che si sente in certi momenti, è il sentire. Carlo, i suoi quadri mi sono permesso di definirle poesie perché sono semplici, non vogliono né stravolgere né coinvolgere, o si amano o non li si amano. Tra l'altro sono monocromi, tutti azzurri, tutti. Come mai questi colori rispecchiano forse quello dei vostri occhi? No, la scelta della semplicità e la tecnica è fondamentale, perché è importante riuscire a far arrivare un'emozione senza passare per tante cose. Proprio di tutto, renderlo quanto più semplice possibile. La mia curiosità mi spinge a chiederle che lavoro avete fatto per giungere a così tanta poesia nel pennello? Il mio lavoro è questo, cioè ho insegnato arte ai bambini principalmente, che sono la cosa che ti insegna di più con i bambini. I miei auguri e in bocca al lupo. La protagonista subisce tante violenze, una violenza, un abuso da parte di uno zio, la violenza di un padre che crede che deve impartire l'educazione a suon di botte, la violenza di una madre che non riconosce le sue esigenze di ragazza che vuole studiare, la manda a servizio per mancare grandi donne. Ecco, la donna continua a essere sottovalutata. Secondo te, che sei anche un'educatrice, da cosa dobbiamo partire per rivalutare il valore della donna? Perché credo che oggi non sia ancora completamente superato questo problema. Da dove partire? Sicuramente dall'infanzia, perché se i primi anni sono fondamentali, per cui se i primi anni gli si dà l'amore di cui hanno bisogno, gli si dà la cosiddetta base sicura da cui partire, sicuramente da adulti saranno delle persone sane, delle persone che sanno affrontare qualsiasi cosa gli si presenta nella vita. Se invece sono cresciuti con l'idea che niente gli è dovuto e tutto si devono conquistare oppure non gli appartiene, sarà sempre così, sarà sempre, subiranno violenze, si staranno alle violenze, si staranno a tutto quello che succede.